La Regione Marche investe nuovamente su questo tipo di avviso e ha avuto un enorme successo, è piaciuto ai giovani e quindi vogliamo proprio affrontare anche il problema del lavoro anche dal punto di vista musicale. Presentato all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino, il secondo bando della Regione Marche Musica per il Lavoro, che darà la possibilità a 15 giovani marchigiani tra i 18 e i 36 anni di partecipare a un corso di formazione nel mondo della musica. Una seconda edizione, dopo che il primo bando se lo era aggiudicato il Centro Europeo di Toscolano del maestro Giulio Rapetti in arte mogol, presente all'evento nel corso del quale si sono esibiti i vincitori delle borse di studio messe in palio lo scorso anno. Il bando è aperto a tutte le agenzie formative che potranno presentare la loro proposta alla Regione fino al prossimo 2 marzo. Poi sarà aperto l'avviso ai giovani che potranno inoltrare le loro domande. La Regione impegna 50.000 euro per la realizzazione dell'iniziativa. L'anno scorso il maestro Mogol ci ha detto che è rimasto colpito dalla qualità dei nostri ragazzi e questo non mi sembra poco, anche perché come assessorato stiamo lavorando sui licei musicali, sui conservatori, sul corso musicale nelle medie inferiori. Cioè la musica è una cosa che va curata da piccini. Assessore, ha detto che l'anno scorso l'hanno colpita particolarmente i talenti marchigiani. Certo, molti sono molto bravi, per cui e tutti hanno un buon livello. Posso chiederle quale degli artisti di quest'ultima edizione di Sanremo l'ha colpita particolarmente? Ma io non ho sentito tanto, ho sentito solamente una canzone che devo dire mi è piaciuta, che è quella dei Pinguini. Tattici nucleari. Sì, è divertente, è simpatica, fresca. Su cosa bisognerebbe scrivere secondo lei oggi? Da ogni argomento può nascere un capolavoro, quindi bisogna vedere come sono trattate le storie, come sono, cioè, bisogna ascoltare le canzoni, bisogna ascoltarle per vedere se ti danno un'emozione o no. C'è un genere in particolar modo che secondo lei si sta sviluppando oggi? Io penso che il rock era la rivoluzione un po' della musica, no? E secondo me è ancora vivo.